Buongiorno a tutti! Oggi siamo in versione natalizia perché il Natale si avvicina. Già, stiamo andando alla fiera di Belgio Jozo. Sì, per la prima volta in assoluto noi ci troviamo qui a Belgio Jozo, in provincia di Pavia, e quindi siamo prontissimi. Magari ci sono anche un po' di bambini. Speriamo. Speriamo anche tante letterine. Sì. Ciao! Dentro il castello di Belgio Jozo. Molto bello, interessante. Natale. Ci aiuteranno loro.
in realtà Babbo Natale si sta preparando, si sta allenando con la scuola e vai Ludo Sport International, grandi, si sta allenando, grande Babbo Natale, ed è così. Guarda, come ti insegna, bravo, bravo Babbo Natale. Mitico. Esatto, grande, hai insegnato a Babbo Natale le tecniche giuste per combattere, per salvare questo Natale, bravissimo! Come ti chiami? Michele. Michele, grazie Michele. Grazie a te. Babbo Natale, come ti senti dopo questa lezione di combattimento? Sai che sento schifo, non ci arrivo. Ma sei? No, ma me lo so segnato. Ciao Michele, tu da appassionato di fiere, wow che bello, tu da appassionato di fiere cosplay, come ti senti, come ti sembra questo ambiente del Gioioso Comics al castello? Partiamo dal presupposto che se uno è qui non è tanto normale. Esatto. E la cosa veramente ci fa piacere. Quindi vediamo quanta gente arriva, facciamo delle foto, lì allo stand abbiamo anche un videogioco per la PlayStation sui Cavalieri dello Zodiaco e magari chi vuole, o grande o piccino, si può cimentare a giocarci, a prendere mazzate o a vincere nell'altro caso. E abbiamo anche un nostro quizzone, 12 domande corrispondenti alle 12 case dello zodiaco e a seconda del numero di risposte esatte si può vincere un premio più o meno grande. L'unico prezzo da pagare è l'umiliazione. Grazie. Amico Vin Diesel, ciao! Hai ragione. Ma che c'entra Santa Claus? È novembre. Santa Claus is coming to town. Esatto.
maestro della sistemazione. Esatto, grande, che figo, oggi ti sei evoluto, eh? Beh, ogni tanto. Ogni tanto, grande, complimenti. Questo è quello invernale. Esatto, bene, c'è la pelliccia qua. Beh, sì, ma sotto è il problema. Grande signora, si sta divertendo signora tantissimo. In questa fiera? È molto bella, eh? Mi piace da matti questa manifestazione, l'adoro. Brava, brava, brava. Con chi è venuta? Con la regina di cuori che sta facendo le foto. Ah, che bella, sua figlia? Sì, mia figlia. Che bello, quindi lei è contenta di vivere questa fiera con la sua famiglia? Sì, moltissimo. Che bello. Io l'ho sempre accompagnata, lei si diverte, io mi diverto, stiamo bene tutti. Che bello. Poi questo è bellissimo, un ambiente meraviglioso. Grazie signora, ciao. Buona giornata, ciao. Grazie.
E adesso ci frega sempre così. Sì, fa niente. Io presto qualunque cosa. Con chi siamo? Con Don Alemanno, ideatore di Yenus. Voi siete quelli ufficiali, siete quelli veri. Esatto, noi siamo quelli veri che ci manda il famoso Gesù Bambino a controllare cosa fa. Grazie mille. Anzi, il famoso Yenus Bambino. Siete veramente fantastici. Grazie mille. Fantastici, siete fantastici. No, tu sei fantastico. Non ti devi permettere di contraddirmi. Giusto. Anche perché è grosso, quindi non posso dire. Senti che parli, la mia bestia. La volontaria non sapeva, tu come passi attraverso la grande formaggio, come fai? Stretto stretto per il lungo. Riesci a modificare la polvere di stelle? Ah, con la polvere di stelle. Te la vendono quel pacchetto, tu chiedi, c'è un po' di polvere di stelle. E la dai al grammo, quanto fa al grammo? Bambini, non dovete mai accettare la polvere di stelle da riconoscere. Esatto, mira quella di pollo. Esatto. Grazie mille, molto gentile. Grazie. Che la pace sia con voi. Grazie. Chi sei? Sono Ocean Tsuki, faccio parte del gruppo NIO. Questo qua è il nostro stand. E noi siamo un gruppo che vuole diffondere la cultura idol in Italia. E infatti noi abbiamo sia la partizione idol, che è quella originaria, e la partizione VTuber. L'idol è una persona che originariamente è una artista tutto tondo, però è diventata più diffusa come canora. E quindi la maggior parte delle idol, se si vanno a cercare, sono cantanti o comunque persone che cantano e ballano. Quanti anni hai? 27. Che brava, che bella. E da quanto tempo che fai questo? Che sei un idol? Sì. Allora, sono riuscita a esibirmi e a debuttare come idol nel 2019. Appunto grazie alla NIO. Quindi non so quanti sono 3, credo. 3 anni. Che bello. E cosa aspetti per il futuro? Che sogni hai? Allora, se devo guardare i sogni, mi piacerebbe farlo come lavoro a tempo pieno. Fare appunto l'idol, rimanendo un po' più con i piedi per terra, mi piacerebbe riuscire a trovare un lavoro che mi permetta di sostenermi per i progetti idol, però riuscendo appunto a gestire tutto. Che bello, brava, complimenti. Speriamo allora che questi sogni si possano realizzare il prima possibile. Grazie. Ciao, grazie. Oh no! Guardatelo bene ragazzi, sì vabbè, dottore Strange, vabbè, ok. Ma sotto queste vesti c'era un bel terzo. No! Il bello della diretta, scusateci. Nia è un gruppo di idol all'interno della quale sono ben accette tutte le persone che amano comunque la cultura giapponese e le canzoni annesse a questo tipo di mondo. Siamo in una ventina e cerchiamo sempre comunque nuove reclute che possono avere più di 18 anni. Il nostro intento è di portare la cultura giapponese praticamente in tutte le fiere nella quale possiamo andare. E niente, quindi stasera vi delizieremo con